Io non posso dire per questo, per me ha fischiato molto bene, era un arbitro in buona forma. Il calcio è così, anche altri sport. Io dico sempre chi vince è più forte. Perché? Ho visto una squadra fresca. Mancava lucidità, vuol dire freschezza in testa. I giocatori sono pieni da idee, non giocano un calcio povero. E oggi cosa è successo? Ogni periodo ha la sua modalità. In questo la legge, non in calcio, in sport, cioè, anche quando uno vince 100 metri di 9 secondi 9, vince chi corre 10 metri secondi. No, partita tutto come altre, non è stato come altre, perché abbiamo perso, con altre abbiamo vinto, e questo è differente. Eravamo stati domenica come Babbo Natale, più tesi che normale, perché adesso noi dobbiamo soffrire, dobbiamo passeggiare sulle vie di Genova, andare ai ristoranti, ai bar, come interessa. Poi i genovani hanno dritto per scherzare con noi, però per questo penso abbiamo perso il nostro gioco collettivo. Ognuno voleva fare eroe, ognuno voleva vincere, e per questo abbiamo perso. Oh, scappi, perché io sono scappato lì con tutti, buonasera. Allora la televisione qui aspettavamo, che è successo? Perché non siete arrivati su tutti? Perché noi televisione basso. Ma vai, basso, voi siete sempre basso. No, allora metti sullo scalino così siamo pari. Scusa, la Sampdoria, Dossena punta, un po' Guardinga, come l'hai vista? Non fai critiche, no. Sampdoria ha fatto bella gara, sì. Ha avuto un dominio chiaro. Tondo. Io ho visto quando i giocatori di Fiorentina salutavano sui tifosi. Sì. Sui ultras erano molto felici tutti con 0-0. Sì, e Sampdoria sta bene così. Sampdoria è contenta perché quando si fa in Italia, in trasferta, un punto sempre è un mezzo. Quanti anni è che in Italia, Boscov? Io in Italia non so, 45. Complimenti, prego, ciao.